Ben ritrovati amici di Geek Bros, oggi proviamo la scalata alla Lega Eroi. Ho preso uno dei miei personaggi preferiti, Illidan, e speriamo che ci porti fortuna. Allora, come prima build io di solito scelgo il percosse che aumenta i bonus ai danni di attacco sferzante. La nostra squadra è ben fornita, siamo Illidan, Lili, Joanna, Keltas, Jaina contro Malfurion, Zeratul, Thrall, Valla ed ETC. La mappa non è tra le mie preferite, però nemmeno la più brutta, forse non lo so, quella più bruttina effettivamente è quella delle piante. Molto molto fastidiosa e rischia di essere lunga. Ne approfittiamo subito per attaccarci alla fonte. Vediamo un po'. Pensavo che andasse più giù in verità. No, ho sbagliato. Ho sbagliato. Ci avevo quasi rimesso. Pensavo di aver fatto l'attacco su su Malfurion, credo. Mi sono avvicinato troppo alle torri, ma torniamo subito. Ci dovevo stare adesso. Thrall è sempre pericoloso. Molto, molto pericoloso. Attenzione. Ma anche una bella skin. C'è cosa qui. L'ho visto. Avevo già visto Zeratul. Prima che di aspettare di attaccarci alla fonte, faccio prima ritornare alla base. E non so sulle altre lane come stia andando, ma loro si stanno muovendo bene. Bella miseria. C'erano tutti. Poco male perché ho perso soltanto un gioiello. Keltas l'ha ucciso. Ecco, da questo punto è molto comodo anche Rogo perché mi dà un effetto ad area all'attacco. Di attacco sferzante. Forse ora è arrivato il momento. Ce la faremo. Sì. Molto 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 duro. Io sono Le stiamo consegnando noi, eh? Io in particolare no, però aspetterei un secondo, il momento opportuno. È molto importante consegnare le gemme in questa mappa. Peccato. Non ho capito perché non gli ho tolto. Non ho tolto vita. Stanno andando giù. Stanno andando giù con mio sommo piacere. Effettivamente chi guida Jaina sembrava forse uno alle prime armi, ma insomma non ci possiamo lamentare. Scegliamo un talento, quindi a questo punto magari ci farebbe comodo per esempio
para gli attacchi al termine di elusione, hai un minimo di boost in più. L'abbiamo ucciso. Pensavo fosse più un duro. Faccio cenno agli altri di consegnare le gemme. 36. Ai ai ai. Consegniamo queste 6. No, niente. Un vero peccato. Ma li mettiamo in fuga. Vedete, parata, insomma. Mi permette di avere un bello scudo alla fine. Oh, dai. Ben fatto. Bene, bene, bene. Sembra che il pericolo per ora sia leggermente scongiurato. Insomma, dobbiamo ancora uccidere un bel po' di gente. Aspettiamo magari un secondo, le voglio consegnare queste. Se mi danno questo leggero, mi serve solo questo. Eccolo qui, a questo punto secondo me conviene prendere caccia, che è uno dei migliori, insomma ti teletrasporta direttamente sul nemico, lo stun e gli leva anche un bel po' di... gli fa anche un bel po' di danni. Questa morte ce la potevamo risparmiare, però insomma... Speravo di portarmene giù due, purtroppo non è stato così. Allora, aspettiamo che si spacchino un pochetto e poi possiamo utilizzare la ulti, che è veramente, veramente molto utile. Ecco qui, per esempio. Non male, l'ha tirata bene. Ma non me li faccio scappare. Non me li faccio scappare. Recollo un secondo, poi eventualmente ci possiamo atterrare proprio sopra. I nemici con caccia, se si espongono,
No, non è una buona strategia. Dai. Uccisione quadrupla, signori. Ecco, adesso molto. Di solito prendo uccisore di giganti che mi dà un leggero bonus contro i nemici eroi. Andiamo anche a consegnare. Ce ne abbiamo 10, insomma. È ora. Brava, vedi? Mi serviva giusto appunto un po' di vita. Ecco, se c'è qualcuno in difficoltà adesso, gli possiamo atterrare addosso. Ce lo teniamo per ora. Siamo troppo sotto torre? Però ci sono i ragni, effettivamente. Ah, ci siamo dimenticati di Zeratul. Ecco, a questo punto anche i danni inflitti dall'abilità ci possiamo prendere un leggero boost di vita. Devo dire, i miei compagni stanno giocando molto bene. Pensavo di uscire fuori dall'area. Sono andato solo sul muro. Bene, bene. Una partita ottima, direi. Ecco, peccato, ce l'avevo. Ero quasi in dirittura di arrivo per Nova. Per Valla, scusate. L'ho costretta a usare la ulti. No, ho sbagliato. Clicco a farlocco sulla mappa. Che peccato. Credevo fossero tutti dietro a noi, invece no. Mazza, comunque già a questo livello, eh. Tanto tempo per il respawn. Uniamoci agli altri.
Sono andati tutti. Dove stiamo andando? Infatti stiamo qui nella mappa. Molto brava Jaina. Coming through. Lo vedete? Avete visto lì Zera? Attenzione. Me ne vorrei andare. Che cosa è successo? Non riuscivo più a far skill. Stanno vincendo. C'è la nostra Lily che li fulla praticamente. Trall fa paura come al solito. Scegliamo un talento. Caccia a portata globale è molto molto utile. Praticamente potrei atterrare adesso su Valla. Non è detto che io non lo faccia. Tra pochi secondi. Avete visto? Sì. È veramente, veramente un'ottima skill. Mi ero distratto. A quanto pare non possiamo fare il boss durante l'attacco delle tessitrici. Direi che sembra l'attacco finale.
Signori, quest'oggi abbiamo vinto. La fortuna è stata dalla nostra e anche la bravura. Non ricordo a quale rank sono arrivato. Vediamo. Oh, guarda qui, quanti livelli. 39esimo. 39esimo grado. Perfetto. Vi ringrazio amici per essere stati con noi. Ci vediamo alla prossima.